Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. L'ospedale psichiatrico Willard, noto anche come Willard Asylum for the Chronic Insane, fu inaugurato nel 1869. La sua apertura fu fortemente voluta dal dottor Sylvester Willard, chirurgo generale di New York, che chiese finanziamenti all'allora amministrazione Lincoln per migliorare le condizioni disumane in cui erano tenuti i malati mentali all'epoca. Purtroppo, il dottor Willard morì prima di poter vedere realizzato il suo progetto. La prima paziente che arrivò all'ospedale psichiatrico Willard fu Mary Rothe. Mary giunse il 13 ottobre 1869 da un'altra struttura, dove era stata tenuta senza un letto e senza vestiti per ben 10 anni. Era stata portata in catene. A Mary seguirono altri pazienti, alcuni dei quali erano stati rinchiusi per più di 20 anni, e alcuni erano tenuti in celle senza finestre. C'è persino stato un caso di un paziente chiuso in una gabbia per polli. In seguito a controlli effettuati nell'ospedale, i pazienti furono trovati in condizioni discrete, impegnati in diverse attività come lezioni di ballo, cucito e spettacoli teatrali, tra le altre cose. L'ospedale possedeva un terreno coltivato direttamente dai pazienti. Tuttavia, nel corso del tempo, le cose iniziarono a peggiorare nell'ospedale psichiatrico Willard. Quello che era stato concepito come un rifugio per i malati mentali si trasformò presto in un luogo in cui le persone indesiderate venivano abbandonate. Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il personale dell'ospedale si ridusse notevolmente, lasciando spazio a malattie come la tubercolosi, la difterite e il tifo. Nel 1955, l'ospedale ospitava oltre 4.000 pazienti, e nel corso della sua storia, più di 50.000 persone vi transitarono, di cui la metà morì all'interno delle sue mura. Sebbene le condizioni di vita fossero migliori rispetto ad altri istituti, nell'epoca in cui l'ospedale era attivo, venivano comunque utilizzate terapie come l'elettroshock e i bagni di ghiaccio. Testimoni parlano di possibili presenze fantasmi che si aggirano nella struttura. Nel 1995, l'ospedale psichiatrico di Willard, che occupava una superficie di circa 4.000 metri quadrati, fu definitivamente chiuso. Molti pazienti avevano trascorso in questo ospedale più di 30 anni, e talvolta l'intera vita. Quello stesso anno, durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio, vennero scoperte circa 400 valigie, abbandonate e dimenticate, che erano state precedentemente chiuse a chiave negli armadi dell'ospedale. Si trattava di bagagli personali dei pazienti, che non erano mai stati reclamati dai loro familiari dopo la morte dei proprietari. La scoperta di queste valigie fu particolarmente toccante, poiché contenevano gli oggetti più cari che i pazienti possedevano, accuratamente preparati dagli stessi o dalle loro famiglie. Il fotografo John Crispin si occupò di fotografare ognuna di queste valigie, con il preciso intento di preservarne la memoria. Ogni valigia aveva un'etichetta con il nome del suo proprietario, che il personale dell'ospedale aveva conservato negli anni, dagli anni 20 agli anni 60. All'interno di queste valigie, si trovarono una grande varietà di oggetti, tra cui fotografie, vestiti eleganti, bibbie, piccole statuine, alcuni diari e tante altre cose importanti. Oggetti che, se si posa lo sguardo su di essi, non possono non commuovere, pensando che molti dei loro proprietari erano sepolti nel cimitero adiacente all'ospedale. Tra le valigie, ce n'erano alcune che contenevano oggetti particolarmente toccanti, come quella di un uomo che aveva trascorso 72 anni in ospedale, e la cui valigia conteneva solo una coperta e un paio di pantaloni. Un'altra valigia apparteneva a una donna che aveva portato con sé il suo certificato di matrimonio, il suo abito da sposa e i fiori secchi che aveva tenuto per oltre 50 anni. Queste valigie sono la testimonianza di una storia triste e dimenticata, che ci riporta a un'epoca in cui le persone con problemi mentali venivano isolate dalla società e dimenticate dai loro cari. Oggi, queste valigie sono conservate presso l'Archivio di Stato di New York, dove sono preservate come una parte importante della storia dell'ospedale psichiatrico di Willard e della storia della salute mentale in generale.